Vi vorrei presentare una delle notizie di questa settimana, la quarta, è ancora la quarta top ten. Leviamo il tetto e mettiamo la foto di un post di... Ah no, questo sì, o lasciala così, va. Quello alla vostra sinistra è un deputato 5 Stelle. Questa alla vostra destra è una deputata, ex deputata, che viene da Scelta Civica. Questo alla vostra sinistra si chiama Carlo, è un deputato che non crede che gli americani siano andati sulla Luna. Che sia un complotto. Quella alla vostra sinistra è una delle più grandi scienziate che il nostro paese ha. Quello alla vostra sinistra è quello che ha detto le cose più inenarrabili, non solo sul PD, ma sull'innovazione, sul futuro. Cioè, uno che pensa che l'uomo non sia andato sulla Luna, ma sia un complotto degli americani. È in Parlamento! È in Parlamento, vi giuro, è in Parlamento, come quello che pensa che ci siano le scie chimiche o le scie comiche, come quel, Boni, come quella che pensa che ci siano le sirene nel Mediterraneo e io che pensavo fossero barconi di immigrati. Ma guarda ragazzi, quanto questi sono in Parlamento, noi ce ne siamo ormai abituati. Quella alla più Parlamento, perché? Perché si è dimessa. Guarda il post del grande scienziato Di Battista, gira, vai a vedere il post di Battista se ce l'hai. Non credo si rifiuti di venire fuori. Vabbè, si è impaurito anche il post. Il punto qual è? Il post di Alessandro Di Battista in cui lancia la campagna contro Ilaria Capua. Scelta Civica, quindi PD, è indagata dalla Procura di Roma per associazione per delinquere, corruzione, abuso d'ufficio e per il traffico illecito di virus. E poi dicono che con la cultura non si mangia. Processo che è durato 2 anni, nemmeno indagini che sono durate 2 anni, era chiaramente una bufala. Ilaria Capua non ha avuto nessun tipo di procedimento. L'unica cosa che ha fatto è detto: io in Parlamento con questi non ci sto, mi dimetto e vado in America. Un Parlamento che continua a tenere Sibilia Di Battista e non Ilaria Capua è un Parlamento che sceglie la morale doppia.